cari amici, bentornati. Oggi affronteremo un argomento un pochino più leggero, ovvero il rapporto tra gli scacchi e un'altra attività umana che ho genericamente chiamato il business, ovvero l'economia, la finanza. Qual è l'idea di questa scelta? Beh, allora, tutti noi abbiamo un lavoro, o l'abbiamo avuto, o lo avremo, o lo desideriamo. Insomma, il lavoro, diciamo, rappresenta un po' qualcosa che ci unisce tutti, mentre gli scacchi per noi, per la maggior parte di noi, insomma, non sono un lavoro, sono chiaramente una passione. E quindi che parallelismo si può fare tra questi due mondi, no? Allora, diciamo, questi parallelismi possono aiutarci a capire meglio la vita, diciamo, la nostra vita lavorativa, ma anche e soprattutto noi siamo più interessati a capire magari meglio qualcosa in più degli scacchi. Quali sono le similitudini e le differenze tra questi due mondi? Beh, allora, gli scacchi sono definiti come un gioco finito, ovvero per quanto la loro complessità sia enorme, il numero di mosse possibili e di posizioni raggiungibili è comunque un numero finito. L'economia invece per sua natura non è finita, naturalmente non ha un limite superiore oltre il quale non può crescere, anche se naturalmente poi ci sono dei limiti fisiologici che regolano la crescita dell'economia. Gli scacchi sono un gioco sequenziale, ovvero i due giocatori muovono alternativamente, prima il bianco, poi il nero, e via dicendo. Nell'economia non è così. Tutti gli attori, tutte le aziende, tutti i lavoratori partecipano contemporaneamente alla vita sociale, alla vita economica. Quindi, però, naturalmente ci sono comunque delle situazioni in cui ci sono delle aziende che magari entrano per prime in un mercato e gli altri seguono o gli altri rispondono ai prodotti magari lanciati da un'azienda. Quindi anche nell'economia c'è una certa sequenzialità in alcuni casi. Gli scacchi sono un gioco che viene definito a somma zero, ovvero che quello che guadagna uno perde l'altro. Io catturo un pezzo, tu perdi un pezzo. Io vinco una partita, tu perdi una partita. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Nell'economia invece fortunatamente non è così. Una collaborazione tra due soggetti economici può portare all'arricchimento di entrambi. E questo naturalmente fa crescere la torta economica che poi i vari attori possono spartirsi. Gli scacchi vengono definiti un gioco a informazione perfetta, ovvero entrambi i giocatori conoscono perfettamente qual è la situazione della scacchiera, non ci sono cose nascoste, non ci sono come nel poker delle carte nascoste da scoprire o qualcosa, insomma, di ignoto a uno dei due giocatori. Tuttavia non è proprio così semplice, perché chiaramente sì, noi vediamo le informazioni oggettive, la posizione dei pezzi, ma possiamo intuire fino a un certo punto le intenzioni dell'avversario, quindi c'è sempre una componente, diciamo, aleatoria nel gioco degli scacchi. Nell'economia, a maggior ragione, naturalmente le varie aziende o i vari professionisti che concorrono per un lavoro decisamente non sono soliti confidarsi riguardo alle loro intenzioni o ai prezzi che praticano o via dicendo. Detto questo, quindi andiamo ad esplorare questo mondo, questo strano parallelismo, con il primo punto che voglio oggi portare alla vostra attenzione, ovvero la questione di quello che vengono definiti gli obiettivi intermedi, ovvero negli scacchi c'è un solo obiettivo vero, ovvero la cattura del re avversario. Però quando noi iniziamo una partita non iniziamo certo a pensare dal primo momento alla cattura del re avversario, tutt'altro. Pensiamo ad acquisire un vantaggio di sviluppo, un vantaggio posizionale, strutturale, a mettere al sicuro il nostro re, a aumentare il controllo del centro. Cioè la cattura finale del re è qualcosa di molto lontano. Non lo stiamo pensando al primo minuto, e anzi, se lo facessimo probabilmente giocheremmo male, perché non possiamo pensare a costruire un attacco sul re avversario se non ci sono le premesse, diciamo, sulla scacchiera perché ciò avvenga. La stessa cosa avviene nel mondo dell'economia, del business. Un'azienda in ultima analisi deve creare profitto, ma quando ci si siede a creare un prodotto, un business plan, un'idea di sviluppo per un'azienda, non si pensa unicamente per prima cosa a fare soldi, no? Un'azienda che decidesse così probabilmente non sarebbe destinata a durare a lungo. Ci sono degli obiettivi intermedi da conquistare, quindi obiettivi sui prodotti, obiettivi sul personale, obiettivi sulla competitività da raggiungere, obiettivi quindi tecnologici, da competenze da acquisire per sviluppare il prodotto che si desidera. Insomma, sono tanti obiettivi intermedi. Ecco, quello di cui oggi voglio parlarvi nel mondo degli scacchi è proprio questo fatto, cioè il fatto di avere una pianificazione fatta per step intermedi. A volte negli scacchi c'è questa idea romantica della partita che si gioca da sé, no? Che dall'inizio alla fine c'è una grande idea
di sviluppo, un grande progetto che il giocatore, diciamo, intende perseguire dall'inizio alla fine. Ma nella pratica le cose sono molto meno romantiche. Naturalmente l'avversario tenta di metterci i bastoni fra le ruote e quindi c'è necessità di adeguare passo dopo passo il nostro piano di gioco alle esigenze della posizione. Quindi è difficile che un piano poi sia così a lungo termine da poter essere rappresentare univocamente tutta la partita. Molto più spesso i piani sono fatti di poche mosse e proprio per questo sono magari anche molto meno complicati di quello che noi immaginiamo. Allora, vediamo un paio di partite in cui, diciamo, niente proprio di meno che Garry Kasparov ci fa vedere veramente degli esempi mirabili di pianificazione, diciamo, short term, a breve termine, quindi per raggiungimento di obiettivi intermedi. Allora, la prima partita che vediamo, entriamo quindi già alla fine dell'apertura, diciamo, siamo già alla 15ª mossa, e qui Kasparov in una Svechnikov contro Alexei Shirov decide di giocare una mossa che, diciamo, non è l'unica possibile, rappresenta però una piccola, diciamo, sorpresa all'interno della posizione, ovvero torre B4. Questa mossa, diciamo, chiaramente attacca l'alfiere, però a parte questo non sembra fare granché di altro. E infatti qui Shirov aveva la possibilità di difendere l'alfiere in tanti modi, non so, torre B8, torre A7, ma decide di giocare una mossa estremamente naturale, ovvero cavallo C5, mettere il cavallo in una posizione attiva, attaccando il pedone e difendendo contemporaneamente l'alfiere. Cosa ci può essere di più naturale? E qui Kasparov, con altrettanta naturalezza, esegue una mossa, una sequenza destinata a rimanere nella storia, ovvero presa in B7 seguita da B4. Ora, la cosa interessante di questo sacrificio di qualità è che sostanzialmente la sua logica, l'idea connessa a questo sacrificio, si esaurisce in queste due mosse che abbiamo visto. Non ci sono, diciamo, tante altre cose da considerare. Sono sicuro che Kasparov avrà fatto mille calcoli in quei minuti o in quei secondi in cui ha deciso di eseguire questa mossa, ma da un punto di vista didattico, da un punto di vista divulgativo, praticamente il senso del suo sacrificio di qualità sorprendente è già visibile. Qual è l'idea? Il fatto è che il cavallo, che prima era gloriosamente messo nella casa C5, adesso è passivamente messo nella casa B7, dove praticamente non ha mosse, è un cavallo praticamente bloccato. Quindi in cambio di questo relativamente piccolo sacrificio materiale, Kasparov ha ottenuto un vantaggio posizionale enorme. I suoi pedoni sono naturalmente molto sani, il bianco ha un pedone isolato e sulla colonna di torre, il bianco ha un fortissimo cavallo che il nero troverà molto difficile sloggiare. Con quale pezzo può sloggiarlo? Può sloggiarlo soltanto col suo cavallo, ma attenzione, il bianco ha anche il secondo cavallo pronto a entrare a difesa del primo, quindi sinceramente il cavallo bianco in D5 è destinato a rimanere a lungo. Quindi in considerazione di tutto questo si può dire che il primo step, diciamo, strategico di questa partita è già concluso. A questo punto Shirov che cosa fa? Cerca di rendere naturalmente le cose difficili a Kasparov. Come abbiamo detto, il cavallo in D5 può e deve essere sostenuto dall'altro cavallo. Il modo più semplice di farlo sarebbe portare il cavallo in E3, dove appunto sostiene D5 e è pronto eventualmente anche andare in F5. Quindi Shirov decide di giocare alfiere G5, pronto a intercettare con la cattura il cavallo nel momento in cui arrivasse in E3. Kasparov non si fa pregare e sceglie semplicemente un altro percorso per il suo cavallo. Arrocco, cavallo C4. Notate come questi due cavalli sono fantastici e sono praticamente inamovibili. Il cavallo C4 è difeso dall'alfiere e entrambi sono pronti a saltare praticamente ovunque. È veramente un tripudio di movimenti di questi cavalli. Qui Shirov cosa fa? Naturalmente si rende conto benissimo dei pericoli che corre e decide di aprire il gioco a qualunque costo, anche a costo, come dire, di finire in bocca all'avversario. A5, molto bene. Qui, attenzione, ecco, secondo un momento della partita, cosa intende fare Kasparov, in quale direzione intende muoversi? Le tre mosse candidate sono abbastanza evidenti, sono la prima,
un sacrificio di pedone tipico della Svechnikov. Magari questa potrebbe non essere proprio la primissima idea se non avete mai analizzato questa variante, ma vi assicuro che per chi è minimamente competente di questa variante, la mossa da analizzare è H4, un sacrificio di pedone connesso al fatto che se il nero va a catturare il pedone in H4 si va ad aprire pericolosamente la colonna H. E questo andiamo a analizzarlo. H4, ok, il nero potrebbe ritirare l'alfiere, ma sarebbe veramente una mossa piuttosto misera. Alfiere prende in H4, qui donna H5, quindi minacciando diciamo sia l'alfiere che il matto in H7, qui il nero dovrebbe giocare G6 e il bianco potrebbe andare a prendere il pedone in l'alfiere in H4. Dopo questo però attenzione, perché il nero potrebbe cambiare in A4 e iniziare a entrare con la sua torre. Re E2, notiamo come l'alfiere sia privo di case di sviluppo e quindi un eventuale secondo scacco sulla colonna A potrebbe essere molto molto difficile da affrontare per il bianco. Il computer vede la possibilità di difendersi in questo modo e quindi dopo torre 8 in A2 giocare re F3 perché l'alfiere è difeso dal cavallo, però sicuramente diciamo non sarebbe la più gloriosa delle possibilità a disposizione del bianco. Qui il nero potrebbe giocare re g7 e la partita sarebbe ancora lunga, il bilancio sarebbe sicuramente ancora favorevole al bianco, ma è ragionevole pensare che Kasparov desiderasse qualcosa di più. Seconda possibilità è saltare, come detto, con un cavallo in b6, quindi cavallo c in b6 mantenendo il cavallo d dov'è, però dopo a per b4, ecco, il nero sarebbe ben contento di restituire la qualità, perché in questo modo, grazie a questo intermedia importantissima, il nero rischierebbe anche di passare in vantaggio, perché ora arriva alfiere d2 scacco e con il re che è costretto a esporsi in E2, beh, adesso al di là del bilancio materiale, questa è una posizione che per il bianco non vorrei giocare. Proprio per questo motivo Kasparov sceglie la terza opzione, la più logica, alfiere D3, sviluppa i pezzi, difende il pedone e si prepara ad arroccare. Il nero cambia in B4, che apparentemente gli ha tolto uno dei suoi problemi, ovvero il pedone isolato, ma attenzione perché adesso il pedone B del bianco è diventato passato e non è poi più debole rispetto a prima. Vero che non è più difeso dal pedone c3, ma è sempre difeso dal cavallo, cavallo a sua volta praticamente inamovibile. Notate come la posizione del nero sia del bianco sia compatta, sia veramente molto ben coordinata. Qui adesso non voglio entrare nei dettagli, questo video voglio che sia un pelino più leggero del solito, quindi qui il nero poteva giocare, non so, re h8 per preparare f5, poteva giocare torre a7 per preparare donna 8, poteva giocare tante cose, gioca donna b8. Stessa cosa di prima, il bianco poteva valutare un salto di cavallo in b6, però, come detto, è una mossa che già in qualche modo rende più disomogenea, no? più fragile la posizione del bianco, la scioglie. Invece no, Kasparov decide ora di giocare h4, chiaramente ora il nero non può più prendere in h4, alfiere h6 necessario diciamo per mantenere l'alfiere in controllo di questa diagonale. Il computer vede la possibilità di giocare preferibilmente alfiere d8, ma da un punto di vista umano sarebbe veramente una mossa diciamo remissiva. Alfiere h6, cavallo in b6, torre a2, ora diciamo la torre non può più muoversi in a7 perché il bianco giocherebbe cavallo d7 attaccando donna e torre, guadagnando una qualità nettissima. Torre a2, ora il bianco può arroccare serenamente. Torre d2 attaccando la donna e l'alfiere, il bianco potrebbe difendere l'alfiere sia con donna b1 che con donna f3. Non ci meravigliamo che tra le due alternative Kasparov scelga la più aggressiva, donna f3. Quindi notiamo allora quali sono stati gli step in questa fase che abbiamo visto. Primo step, sacrificio di qualità, molto bene, consolidando tutto. Secondo step, attivazione del cavallo in c4, benissimo. Terzo step, dopo la risposta di nero a 5, valutare le possibilità di giocare h4, di saltare con un cavallo in b6, oppure di giocare alfiere d3. E Kasparov decide di giocare alfiere d3, naturalmente ricatturare, e poi giocare h4 nel momento in cui il nero non può più prendere in h4, e poi cavallo b6 attaccando la torre, nel momento in cui la torre non può muoversi in a7 pena il salto di cavallo in d7, quindi notate le tre mosse possibili candidate, Kasparov alla fine le ha fatte tutte e tre, ha giocato prima alfiere d3, poi h4, poi cavallo b6, quindi questa sequenza, e poi arroccare. E qui
diciamo, ormai la posizione si è chiarita. Al nero è rimasto, come detto, un solo trucco, torre D2 attaccando alfiere e donna, ma donna F3 difende l'alfiere e minaccia naturalmente l'attacco. Qui, da questo momento in poi, per Kasparov è stato un po' in tutta in discesa. Donna A7, cavallo D7 attaccando la torre. Qui, se la torre si muove, è diciamo relativamente disastrosa, perché qui, diciamo, torre 8, il bianco deve stare attento a non giocare, a non farsi tentare da cavallo E7 scacco seguito da donna F7 che sembra arrivare al matto, ma il nero si salva miracolosamente con torre D3, cavallo F8, e qui sembra ormai che donna G8 sia praticamente inevitabile, ma donna A2 salva miracolosamente il nero. Quindi dopo torre 8 sarebbe stato necessario semplicemente cavallo B6, seguito da cavallo A8, mantenendo il guadagno della qualità, perché dopo torre per D3, donna E2, cambio, e qui attenzione, cavallo B6 attaccando la torre si muove, donna G4 minacciando sostanzialmente il matto in F8, in C8, torre C3, donna D7, anche qui minacciando nuovamente il matto, e qui l'unica mossa che secondo il computer salva è G5, ok, il bianco può catturare la donna, il cavallo in B7 e via dicendo, ma insomma buona fortuna al termine di questa variante a considerare qui una mossa come G5. In considerazione di tutto questo, Shirov sceglie cavallo D8, il bianco recupera la qualità, e qui è tutto poi un dire, perché B5 minacciando appunto B6, seguito dall'attacco sulle case chiare, insomma Kasparov ha vinto rapidamente e brillantemente questa partita. Però notate come alla fine, diciamo, a parte da adesso in poi, dove sinceramente è una festa tattica che va strettamente calcolata, diciamo mossa per mossa, ma il gioco di Kasparov sia stato estremamente lineare ed estremamente spiegabile in ogni sua fase. Non ci sia stato una mossa, diciamo, che abbia avuto bisogno di essere capita 10 mosse dopo. Ogni mossa è diventata palese una, due, tre mosse dopo, quindi sono state pianificazioni molto compatte, molto semplici, molto logiche. Un po' appunto quello che dicevamo, cioè la pianificazione non per lunghissimo termine, ma short term, come appunto avviene spesso in azienda, nei progetti, nei lavori. Kasparov era particolarmente forte in questo tipo di scelte, e vediamo qui un'altra partita veramente emblematica passata alla storia. Kasparov era il nero contro il grande maestro Movsesian di bianco, naturalmente Neidorf, naturalmente partita complicatissima, arrocchi che si immaginano eterogenei, il bianco ha già arroccato lungo, il nero sicuramente arroccherà corto, e qui Movsesian candidamente ha giocato alfiere D3. La cosa più interessante è che poi a fine partita Movsesian ha detto di aver giocato tante volte questa mossa in partite di allenamento online contro altri avversari di livello e di non aver mai affrontato la mossa scelta invece tanto tranquillamente da Kasparov. Kasparov stesso invece disse che non calcolò praticamente niente nell'eseguire la prossima mossa, perché era una scelta dettata puramente dalla cultura scacchistica. Quindi, come detto, nessuna pianificazione in lungo termine. Cosa fece Kasparov? Andò semplicemente a catturare in C3. Un sacrificio di qualità fantastico, perché in cambio di una qualità il re bianco è sicuramente molto scoperto. Voi direte, ok, chissà che cosa ha calcolato Kasparov dopo questo sacrificio, chissà che brillantezza usciranno adesso nelle prossime mosse. Invece la cosa più interessante è che Kasparov, sempre nei commenti a fine partita, disse che il nero non ha fretta di incassare subito i dividendi della sua scelta, perché finché le donne non vengono cambiate si tratta praticamente di una posizione di pari pezzi. È vero che il bianco ha una qualità in più, ma nelle posizioni di attacco e contrattacco, come in questo caso, la qualità dei pezzi, quindi la loro mobilità, conta molto più del loro valore intrinseco o anche del loro numero. Cioè quello che conta sono proprio l'efficacia dei pezzi, quindi finché non vengono cambiate le donne, che naturalmente preluderebbe all'ingresso nel finale dove tutt'altra logica a prevalere, il nero qui non ha particolare fretta. Ecco qua quindi che, ad esempio, ammetto che io in una partita del genere, una posizione del genere, avrei preso in considerazione mosse come D5 immediatamente dando luce all'alfiere campo scuro, oppure una mossa come cavallo A4 andando subito ad attaccare il pedone C3, e non che siano sbagliate, ma notate come Kasparov si muove differentemente, impariamo veramente la sua leggiadria in queste posizioni di attacco. Donna C7, una mossa apparentemente tranquilla, sì, attacca il pedone, ma non è quello il punto, è proprio, capito, una mossa di sviluppo, una mossa di assestamento.
cavallo E2, andando a difendere il pedone. E anche qui, voi direte, cavallo A4, rinforzando. No, alfiere E7, molto semplicemente. E voi direte, ma Kasparov mica vorrà arroccare corto. Ma non sarà mica così pazzo, gli arriverà subito un attacco anche a sua volta. Sì, ma Kasparov, dall'alto della sua grandissima sensibilità, ha capito che l'attacco del bianco non va da nessuna parte. E quindi G5, arrocco, H4, bene, ok, adesso Kasparov ha messo al sicuro il suo re non ha bisogno di ulteriore protezione, ora il nero può iniziare a fare tutte le mosse che abbiamo visto prima. Ma mentre magari io l'avrei eseguite prematuramente e poi mi sarei trovato una certa difficoltà a proseguire, no? A dare seguito, invece Kasparov, come dire, ha preparato tutti gli ingredienti sul tavolo e ora inizia a cucinare l'avversario. Cavallo A4, alfiere C1, cavallo E5. Notate, no? Posizione dominante del cavallo che chiaramente minaccia un po' di tutto. H5, D5. Guardate come tutte quelle mosse che avevo immaginato prima, no? D5, cavallo A4, adesso stanno arrivando, ma notate con che forza arrivano ora che tutto è pronto per il nero per sfondare. Donna H2, cercando in qualche modo almeno di inchiodare questo cavallo, alfiere D6, grazie, l'inchiodatura veramente me la prendo io. Donna H3, ecco, ora, no? Immaginiamo qui, di nuovo, che mossa state immaginando? Io sinceramente in una posizione del genere penso che giocherei B4, cercherei in qualche modo di aprire la colonna B. E in effetti B4 non è male, però attenzione, vediamo come ragiona Kasparov, no? Perché dopo B4, ad esempio, potrebbe arrivare G6, e qui la tipica reazione sarebbe di giocare H6 per chiudere la colonna H, però dopo presa in F7, alfiere prende in H6, e qui se nero avesse preso in D3, allora alfiere per G7, aprendo completamente l'arrocco del nero. Sì, il nero sarebbe rimasto oggettivamente in vantaggio, ma insomma, ecco, la partita sarebbe diventata di nuovo più aperta. Cosa fa invece Kasparov? Non entra per niente in una variante del genere. Prende preventivamente in D3 e poi gioca a B4. Adesso, naturalmente, il bianco non ha tempo più di giocare G6, perché il nero non risponde a H6, semplicemente va a prendere in C3. Ora che è tutto aperto, ora che l'alfiere bianco non c'è più. Quindi notate come Kasparov in questa posizione sia lineare, non abbia fretta, no? Prende in D3, nel momento in cui apparentemente non sembra poi strettamente necessario, giochi in B4. C per B4, anche qui la presa in B4 non può essere sbagliata. Torre C8, semplicemente portando un altro pezzo all'attacco. Re A1. Molto bene, anche qui tante mosse possibili, nulla di sbagliato ovviamente anche in alfiere B4, però presa in E4, alfiere prende in E4, molto semplicemente se il bianco prende in E4, alfiere E5 porta subito al matto. Quindi notate come Kasparov giochi di nuovo in maniera lineare, poi attenzione, è facile lasciarsi tentare da dire ma il computer dice che alfiere B4 sarebbe stata più forte di più 1, più 2, ma non è quello il punto, alfiere B4 avrebbe reso la posizione ancora magari più complessa, meno lineare, più fumosa. Kasparov non aveva bisogno, la sua posizione era vinta in tutte le varianti, mantenere il controllo della posizione, pensare step per step, appunto, senza, no, lanciarsi in attacchi da dover calcolare 10 mosse più là, non era necessario. Si prende in E4, si guadagna questo pedone, si attacca la torre, si minaccia naturalmente ingressi sulla seconda traversa, è finita, la partita è finita, G6, ma il nero va a catturare la torre e poi ora arriva il alfiere B4, perché? Perché dopo la presa in F7 il nero, per quanto sia vincente, non ci pensa proprio, sono convinto che Kasparov non ha pensato neanche un minuto a prendere in F7, re F8, il bianco non ha alcun modo di arrivare a infastidire il re nero, donna G2 e qui adesso basta, è Kasparov nel suo elemento, è il massacro, torre B8, alfiere B2, prende in B2, naturalmente diciamo il bianco non può certo riprendere, cavallo D4, cavallo D1, cavallo E6 scacco, direte ok, almeno la soddisfazione di guadagnare la donna, sì, ma dopo il guadagno della donna arriva il matto in 4 mosse forzato. Quindi un'altra partita veramente in cui Kasparov ci insegna la pianificazione di breve termine. Come vedete, cattura, sacrificio di qualità, donna C7, alfiere 7 con l'idea di arroccare corto, poi le mosse che abbiamo visto, cavallo A4, D5 e visto ci siamo anche un cavallo E5 pronto a sacrificare, a catturare in D3, fin qui tutto calcolato, poi
H2 naturalmente chiede alfiere D6 e dopo qua Kasparov, semplice calcolo, invece di giocare B4 e permettere quindi la complicazione con G6, semplicemente si va a prendere in D3 e dopo B4 il nero non ha tempo, il bianco non ha tempo di giocare G6 perché seguirebbe cavallo C3 scacco. Quindi il bianco deve prendere in B4 e qui sì, si può prendere in B4 in qualunque momento, ma perché non portare un altro pezzo in gioco? Anche qua non serve chissà quale calcolo, sono convinto che Kasparov, certo, diciamo, abbia fatto dei calcoli più che altro per giustificare la sua scelta, ma non per, diciamo, concepirla. Sono convinto che Torre C8 sia stata praticamente la prima mossa a venirgli in mente. Poi, naturalmente, si controlla, si valuta, si vedono delle alternative, ovviamente, ma, diciamo, non c'è bisogno, data l'enorme vantaggio che c'è, di andare a cercare chissà che. Alfiere 4 praticamente si chiude la partita qui. E poi, diciamo, G6, ma ormai, diciamo, il re bianco è praticamente nell'angolo e pronto ad essere eseguito. Come vedete, nessuna mossa che abbia bisogno di essere giustificata chissà quanti tratti più in là. Ecco, quindi, a conclusione di questo video relativamente più breve, più leggero degli altri, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che molto spesso è utile fare una pianificazione di breve termine, che, attenzione, non vuol dire tattica, perché, come vedete, la tattica è a sostegno, la tattica può comparire nelle pianificazioni di breve termine, ma la pianificazione di breve termine è più semplicemente una pianificazione tesa al raggiungimento di un vantaggio, di una posizione promettente, di una situazione di predominio, un obiettivo intermedio, però in un range, in un orizzonte di 2, 3, 4 mosse, quindi non grandissime pianificazioni, ora attacco, come si può fare, non so, l'attacco di minoranza, che è un qualcosa che il bianco vede nelle prossime 10, 15, 20 mosse e a cui il nero può rispondere in una miriade di modi e chissà cosa può succedere. No, qui, come vedete, sono mosse molto logiche, molto comprensibili, che richiedono il controllo delle prossime 2, 3, 4 risposte possibili dell'avversario, e questo è decisamente alla portata anche di giocatori che non siano Kasparov. Quindi ecco, questo è qualcosa che possiamo imparare. Magari non possiamo arrivare alla forza tattica del Kasparov dei giorni migliori, non possiamo arrivare alla finezza, diciamo, la pianificazione straordinaria del Carlsen dei momenti migliori, ma questa pianificazione di breve termine, 2, 3, 4 mosse, è qualcosa che facciamo probabilmente costantemente al lavoro, quando organizziamo la prossima riunione, quando prepariamo il prossimo documento. Non stiamo risolvendo tutto il progetto, non è che vogliamo finire il progetto in una settimana, facciamo degli step intermedi, ci presentiamo alla riunione successiva di allineamento con dei risultati sul tavolo. La stessa cosa possiamo fare qui, semplicemente portare, diciamo, dei vantaggi nel sequenza dopo sequenza, mossa dopo mossa, step dopo step. Spero che vi sia piaciuto e, insomma, vi sia anche servito a imparare qualcosa. Vi ringrazio, vi rimando al prossimo video di questa serie, chissà cosa seguirà. Alla prossima, ciao!